Meglio della Sicilia non si mangia in nessun posto. E i maccarroni in che ne avanza? I nostri maccarroni sono indiscutibili, con melanzana e senza melanzana. Mi trovo a Vigliatore di Terme Vigliatore, dove è in corso una sacra dei maccarroni, uno dei cibi più gustosi e più famosi della Sicilia. Siamo con Giuseppe e Salvatore che stanno tirando fuori i maccheroni. Quanto tempo ci vuole perché siano pronti? 10 minuti, 10 minuti. 10 minuti in acqua ed ecco qua. Giuseppe, come fai a sapere quando sono pronti? Facciamo l'assaggio. Quindi lo mettiamo nel piatto. Ancora un minuto. Scusa, ma come fai ad accorgerti? La parte interna ancora è un pochettino dura. Li portiamo e gli mettiamo il sugo. Franca, come si fa il sugo di maiale? E allora, prima si soffrigge carote, cipolla, sedano, poi si aggiunge la carne, si fa soffriggere, si mette un po' di vino bianco e poi si mette la salsa. Una cottura molto lenta di ore e ore, perché più si cuoce meglio viene. Quanto sugo hai preparato nella tua vita? Oh, tantissimo, tantissimo. Allora, la mia famiglia è pure numerosa. Perciò allora un saluto agli amici di Bella Sicilia. Arrivederci a tutti. Mondo. Diteci da dove ci state seguendo, ma intanto io raggiungo Rosita. Quanti piatti hai fatto questa sera? Migliaia di piatti. Migliaia di piatti, migliaia di maccheroni. Ricotta, perché questi maccheroni, se non c'è la ricotta, non hanno gusto. Perciò più ricotta si mette, più belli sono. E se mettiamo il formaggio? No, il formaggio non va. Il formaggio non va. Solo ricotta? Solo ricotta. Grattugiata a mano? Grattugiata a mano, sì. Mettiamo abbondante perché i nostri nonni con i maccheroni mettevano questa ricotta salata e quindi noi andiamo avanti sempre con la... Con la tradizione, io. Guardate che bellezza, guardate che bontà. Cosa stiamo facendo qui? Stiamo impiantando. Vediamo come si impianta, quanti grammi si mangia, un uomo quanti ne può mangiare? Ma dipende, sa, dipende da persona a persona. C'è chi ne mangia un 100 grammi, 150, chi va oltre? I nostri maccheroni sono indiscutibili, con melanzana e senza melanzana. Meglio della Sicilia non si mangia in nessun posto, assolutamente, numero uno. Saluto ai nostri amici di Bella Sicilia. Saluto a tutti e mangiate roba siciliana. Che non vi sbagliate, che è numero uno. Per questa sera mi bastano, dopo penseremo. I ghiacchieri, i ghiacchieri, i maccheroni, i gramanze. E io ne do la prova. Eccezionali, complimenti alle cuoche. Una sagra nata dalla passione di tante massaie di questa frazione. Torniamo a respirare un po' diciamo di aria festiva, possiamo dire così. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che hanno aiutato per questo evento. Fateci sapere cosa ve ne sembra di questa edizione, di questa sagra dei maccheroni. Ciao!